Grande partecipazione di pubblico all'evento Insieme contro la polio, tenutosi a Barletta nella Galleria del Teatro Curci, organizzato dal Rotary Club, presieduto da Francesco Paolo Piazzolla, in tandem con il Rotaract Club di Barletta, presieduto da Tommaso Capasso. L'iniziativa ha previsto una mostra e una campagna informativa sugli sforzi profusi dal Rotaract per la sconfitta della poliomielite e una raccolta fondi per i vaccini che servono a combattere questa terribile patologia ancora presente in luoghi come l'Afghanistan e il Pakistan. Bisogna vaccinare milioni di bambini ogni anno, ha evidenziato il presidente Rotaract di Barletta, Tommaso Capasso. Noi del Rotaract siamo assolutamente contenti di poter condividere questa esperienza, di poter lavorare per questo messaggio comune, ovvero quello di combattere la poliomielite. Insieme al presidente del Rotary cerchiamo di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza. Se pensiamo che un vaccino ha un costo irrisorio, quindi insieme possiamo fare rete, possiamo creare sinergie per poter raggiungere un unico grande obiettivo. Dal 1980, sottolinea il presidente del Rotary di Barletta, Francesco Paolo Piazzolla, il Rotary è impegnato nell'eliminazione della poliomielite con una raccolta fondi per le vaccinazioni. Dopo aver debellato nel 1980 il vaiolo, si spera di debellare anche la poliomielite dal pianeta. Questo cercheremo di farlo nel prossimo, entro il 20, 2026. Quindi il Rotary Club del distretto di cui il governatore Vincenzo Sassanelli ha voluto che in queste giornate ci fossero delle manifestazioni per informare i cittadini su quanto abbia fatto il Rotary in questi 40 anni, a partire dal 1980.